Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto dal nome, ci sarà oggi un unboxing epico. Allora, vediamo un pochino. Quale vogliamo aprire? Prima, io direi, apriamo prima il più piccolo. Vediamo da qui se non ci sta proprio spazio dove mettere tutto. Olè. Ecco qua. Allora, mi sono armato di un coltellaccio per aprire. Ed ecco qua. Però buono, buono devo dire. Ecco qui. Cerchiamo di non fare guai dentro. Ecco qua. Togliamo i sinistri. Lo devo fare per forza. Ok, allora partiamo dal primo prodotto. Aminoacidi essenziali, belli di bio tutto l'anno. Ancora aminoacidi essenziali, vediamo che altro ci esce. Ah, questo lo stavo aspettando. Fibbie per sollevamento pesi, e proprio oggi devo fare stacchi, quindi bello bello bello. Queste le provo subito dopo. Ecco che altro ne esce. Omega 3, BCA, carnitina, vediamo. Ah, queste le stavo aspettando. Proteine al gusto stracciatella, queste non vedo l'ora di provarle e soprattutto fare qualche dolce fit con queste qua. Queste penso le userò principalmente per cucinare, poi porterò sul canale qualche ricetta fit. Ecco un altro, proteine isolate al cioccolato. Glutamina, sempre presente dai miei integratori. Creatina, ecco qua. Questa. Multivitaminico, ok, benissimo. Mi sono arrivati pure dei fogli che non ho idea di cosa siano, dico la verità. Però passiamo al secondo pacco, quello più grande. Ecco qui. Oh. Ok, ripiego il mio coltellaccio. Sempre tante di queste buste. Questo lo appoggio a terra, altrimenti non ci sta proprio lo spazio dove mettere tutto. Ecco fatto. Allora, burro d'arachidi, proprio perché a me non piace, non uso mai il burro d'arachidi. Ce ne saranno 1, 2, 3, sempre al gusto crunchy. Io personalmente lo preferisco, ci sono i pezzetti degli arachidi dentro. E poi burro d'arachidi al cioccolato bianco. Questo era uno di quelli che aspettavo di più, non vedo l'ora di provarlo. Ok, vediamo che altro ci sta. Farina d'avena al gusto cioccolato, ecco qui. Ancora farina d'avena al gusto biscotto, bene. Queste, devo essere sincero, non le ho mai provate, me le hanno parecchio consigliate. Allora, crema di tamponi, sciroppo al cioccolato e poi questo sciroppo zero al caramello.
Giuro che questi non li tocco prima della gara, però non vedo l'ora, subito dopo la gara porterò qualche bella ricetta con questi e li faccio assolutamente vedere. Poi che altro ci sta? Manto di spine, queste generalmente le uso tutto l'anno, mettiamo qui, si possono vedere. Ancora manto di spine, mettiamo qua, sempre 2 kg, 2 kg. Che altro ci sta? Indovinate ancora un po', manto di spine ancora, altri 2 kg. E proprio perché io non le uso mai, manto le spine, carboidrati dopo l'allenamento che personalmente consiglio a tutti quanti di usare. Poi barrette al cioccolato, in questo caso brownie, giuro sempre che non le userò prima della gara. Ancora farina d'avena al gusto cioccolato bianco e waffle, buonissima, questa già l'ho provata, devo dire che è una delle mie preferite, se non la mia preferita, questa qua, cioccolato bianco, della marca Max Morning. Ah, questa era, dico la verità, è quello che più aspettavo. Non so se si vede, ma farina d'avena al gusto Bounty. Questa è la prima cosa che proverò dopo la gara, al gusto Bounty. Direi sono, vado proprio pazzo per il tocco. Questa ve la metto davanti. Per oggi lo spacchettamento è finito. Allora, se questo genere di video vi è piaciuto, lasciate un like sotto al video, iscrivetevi al canale e fatemelo sapere. Nei prossimi giorni, anzi dopo la gara, pubblicherò qualche ricetta fit con tutto quello che mi è arrivato. Allora, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.